Apro gli occhi. Ho paura di rivedere ancora Massimo. Giro la testa e guardo Nacho seduto in poltrona. Mi dispiace. Ho una proposta da farti. Posso solo immaginare quello che hai passato in questi giorni. Quindi se ancora non vuoi che gli spari, non ne parliamo. A meno che tu non abbia cambiato idea su Massimo. Nacho, tutto quello che è successo in Sicilia è successo per causa mia. Ho creduto a Massimo, a tutte le sue bugie, e ti ho messo in pericolo. Ma lui ha pianificato tutto così bene. Capirò se non vuoi più stare con me. Chica. Marcelo, Nacho Matos. Io sono follemente innamorata di te. E quello che è peggio è che ogni giorno mi innamoro sempre di più di te. Non posso farne a meno. È colpa tua, Nacho. Ti amo davvero. Oddio, io... Cosa sta succedendo? Oddio. Oh no, Chica. Parla. Dimmi che succede. Nacho, io potrei essere incinta. Potrebbe essere di Massimo. Non lo so, io... Ho pensato che non sarebbe mai finita. Però non permetterò a nessuno di collegarmi ancora a quel mostro. Parliamone, Marcello. No, non voglio, Laura! Chica, mi dispiace. Al matrimonio di Olga, quando mi hai riattaccato il telefono, non sapevo cosa fare perché mi hanno riferito che eri ubriaca e che non volevi ascoltarmi e che Massimo ti aveva riportato nella sua casa. Pensavo davvero che volessi tornare con lui. Tu hai sentito la nostra conversazione in giardino, vero? L'hai sentito? Ho sentito tutto. Nacho, era l'unico modo per poter fuggire da lui. Lo sai che non lo farei davvero. Io ho paura che ti allontanerai da me. Sei innamorata di me, o no? Quante volte te lo devo dire? Ti amo. Lo farò anche con te, qui, se me lo permetti. Io ti ho sognato. Ti sogno ogni giorno. Mi sei mancato. Lo so. Anche tu mi sei mancata. Ho un regalo per te. Il regalo ti sta aspettando nella nostra camera da letto. Saliamo le scale al primo piano. Sì, il palazzo della famiglia Matos è impressionante. La stanza è gigantesca. Mi guardo intorno e sento uno strano suono. Rimango sbalordita. Il regalo di Nacho è un piccolo bull terrier, bianco. È un bull terrier. So che non è soffice, ma anche loro hanno i loro vantaggi. Nacho, qual è l'occasione per questo regalo? Voglio il lieto fine come nelle favole. Non voglio far finire tutto come se fosse un incubo. Nacho, io... Mi giro la testa. Cosa ti succede, Laura? Non mi sento bene, vado a letto. I giorni seguenti sono più una lotta con me stessa e il dottore. Nacho, purtroppo potrei essere incinta di Massimo. Dove stai andando? Lo sai, vado dal dottore. Lo sai, Nacho, lo sai che voglio farlo. Quando torni, fammi sapere com'è andata la visita.